Il coronavirus avanza in Campania. Il segretario particolare del cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe, padre Giuseppe Mazzafaro, è stato contagiato. Il prelato viene tenuto sotto osservazione, ma intanto il dato che allarma è quello dei contagi tra medici, infermieri, operatori sanitari negli ospedali campani. Bisogna fare immediatamente i tamponi per cercare di fare un tempo zero e vedere naturalmente isolare quei soggetti che si sono positivizzati per far diminuire drasticamente il rischio e non esporre il personale a rischi inutili, perché altrimenti rischiamo di essere noi gli untori e quelli di riportare a rischio propagazione ulteriore della patologia. Una tragica catena del contagio. Bisogna eseguire subito i tamponi su tutti gli operatori della sanità e questa è l'unica arma da utilizzare e subito. Purtroppo ci siamo fatti trovare impreparati, lo sappiamo, è una carenza a livello nazionale sull'approvvigionamento dei meccanismi di protezione, purtroppo non sono assolutamente adeguati, quindi il personale è stato messo fortemente a rischio, soprattutto sul problema delle mascherine che non hanno tutelato e continuano a non tutelare adeguatamente il personale. Intanto gli ospedali napoletani sono al collasso, mancano posti letto per assistere i malati Covid più gravi. Entro domenica è atteso il picco del contagio. Il governatore De Luca ha parlato di 3.000 infezioni raggiunte entro il 4 aprile.